Vediamo ora un'altra animazione virtuale, sempre del libro Amaldi. È questo giochino qua, esperimento virtuale. Cliccando si apre una finestra di internet dove sono riportate due onde armoniche. Non c'è indicato che cosa c'è sull'asse orizzontale, ma si capisce che c'è il tempo. Quindi si tratta di profili locali. E questo significa che nel punto dove si trova il microfono giungono due onde armoniche, generate per esempio da due diapason, immaginiamo sempre onde sonore nell'aria, però di lunghezze d'onde e frequenze diverse. Siccome questo è il profilo locale, capiamo che questo è il periodo della seconda onda, che è più corto del periodo della prima onda, quindi significa che la seconda onda ha una frequenza maggiore. Quindi questo è un diapason, è la nota di un diapason che è più alta. Ad ogni istante, per esempio, l'istante abbiamo detto che qui c'è riportato il tempo, diciamo che l'istante potrebbe essere questo qua. Ad ogni istante la sovrappressione o la sottopressione generata dove sta il microfono, generata dall'arrivo della prima onda, si sovrappone con la sovra o la sottopressione della seconda onda. L'onda complessiva è questa azzurra, quindi il microfono registra un andamento della pressione dell'aria che è fatto così, una sovrappressione in questo momento, poi una pressione atmosferica, una sottopressione e così via. Queste due onde possono essere modificate sia in ampiezza, quindi se uno sposta qua l'ampiezza dell'onda cresce o diminuisce, oppure possono essere sfasate, cioè si può prendere una delle due e traslarla a destra o a sinistra, quindi sfasare un'onda armonica rispetto all'altra. Qual è l'obiettivo di questo giochino? È quello di riprodurre attraverso opportuni sfasamenti delle onde e opportune modifiche della loro ampiezza, riprodurre questo profilo complessivo rosso in 60 secondi. Adesso partirà il tempo, noi non ci curiamo di riprodurlo, facciamo soltanto vedere che cosa succede modificando per esempio l'ampiezza della prima onda o l'ampiezza della seconda, si vede come cambia il profilo complessivo, oppure creando uno sfasamento tra le due onde cambia il profilo complessivo. Quindi cambia la figura di interferenza, come si dice. Se uno può, poi vuole veramente riprodurre l'onda rossa, bisogna che prima aggiusta i massimi e i minimi, cioè i ventri e le creste, in modo da sovrapporre quelle blu con quelle rosse, poi va a giocare con le ampiezze, va a giocare un pochino con le ampiezze, forse qua devo fare in quest'altro modo. Ecco, boh, non lo so fare. Comunque, va a giocare con le ampiezze per cercare di riprodurre l'onda. Comunque, al di là di riuscire o no a riprodurre l'onda rossa del giochino, la cosa interessante era appunto quella di vedere come cambia il profilo complessivo dato dall'interferenza delle due onde al variare sia della loro ampiezza che della loro frequenza.